Ciao bambini, come state? Volevo mandarvi un grande saluto qui da casa mia, da parte mia e di Dorothy Combinaguai, la mia gatta. Ciao! E dirvi insomma che mi mancano molto i pomeriggi a piccole canaglie, specialmente oggi che è mercoledì e di solito il mercoledì stavamo insieme. Così ho pensato di proporvi oggi e poi nelle prossime settimane, finché non avremo la fortuna di rincontrarci, qualche gioco da poter fare a casa e facilmente realizzabile con le cose che abbiamo dentro casa. Il gioco che vi propongo oggi è, possiamo chiamarlo blocca la pedina, e adesso vi faccio vedere come costruirlo. Allora, per prima cosa dobbiamo tracciare su un foglio il nostro campo da gioco e per farlo ci servirà un foglio a quadretti che potete prendere dai vostri quaderni di scuola, una penna e un righello, o in questo caso una riga. Dovremmo disegnare sul nostro foglio un rettangolo senza uno dei lati lunghi, quindi tracciando la base, le altezze e le diagonali. Adesso vi faccio vedere come. Rettangolo. Se ci fate caso, manca una riga, cioè questa sopra che deve rimanere aperta, non la dobbiamo tracciare. Ok? Adesso su ogni angolo, su ogni incrocio di linee, andrò a disegnare dei rotondi molto grandi e tutti colorati al centro, che saranno le basi e le postazioni delle nostre pedine. Campo di gioco pronto. Adesso ci mancano solo le pedine. Per ogni giocatore servono due pedine dello stesso colore e i giocatori sono al massimo due perché è una sfida uno contro uno, quindi ci serviranno due pedine di un colore e due di un altro. Come pedine potete usare o i tappi delle bottiglie, magari di colore diverso, oppure bottoni di grandezze diverse, oppure le pedine di altri giochi da tavola che avete a casa, oppure le potete disegnare. Su un foglio potete usare lo scotch per disegnare dei rotondi, colorarli dentro con due colori diversi e poi ritagliarli, come farò io. Ecco qui le mie pedine. Adesso le dispongo sul campo di gioco e vi spiego come si gioca a blocca la pedina. Le pedine dello stesso colore, come posizione iniziale, vanno messe sui lati lunghi del rettangolo. Vedete? 2 e 2. Poi si fa la conta per chi inizia e il primo giocatore, facciamo conto che sia il viola, fa la prima mossa. Le mosse si alternano come quando si gioca a dama, si fa una mossa per uno e la mossa consiste nel passare da una postazione all'altra, ce n'è sempre una libera, attraverso le righe che abbiamo disegnato. Per esempio, se inizia il giocatore viola, potrà fare o questa mossa o questa mossa. Dopodiché toccherà al giocatore azzurro. Lo scopo del gioco è bloccare le pedine dell'avversario in modo tale che non possono più muoversi lungo nessuna linea. Il primo che riesce a farlo ha guadagnato un punto. Se volete potete fare una sola partita o farne di più contando i punti. Adesso vi faccio vedere un breve esempio di come una partita può essere vinta. Quindi ha vinto il giocatore viola che è riuscito a bloccare quello celeste che non può più muoversi. Un punto per il giocatore viola. Io spero che questo gioco vi sia piaciuto, che vi possa far passare un po' di tempo trovando ognuno di voi la sua strategia. E vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti!